Buongiorno e benvenuti a questa nuova recensione. Oggi, come si può già notare dalla foto sulla scatola, escavatore Liebherr 970 SME, modello in scala 1:50, prodotto dalla VSI, modello uscito nel 2014. Primo modello, se non sbaglio, prodotto dalla VSI per la Liebherr. Scatola di cartone con all'interno il polistirolo in cui è riposto il modello. Troviamo questa foto della macchina vera. Su entrambi i lati. Direi che possiamo andare a vedere il modello. Eccoci qua allora col Liebherr 970, modello molto dettagliato, come è solita fare la VSI sui modelli che riproduce. Direi di partire dal corpo macchina. Passerella di lato traforata, veramente stupenda. Cabina con la riproduzione delle guarnizioni sui vetri, all'interno posto guida, joystick ovviamente, pedali per il movimento dei cingoli, griglia a protezione cabina sia frontale che superiore, antenna radio, di lato troviamo le varie maniglie per l'apertura dei vani motore, maniglie di presa in metallo, cofano, tubo di scarico, serbatoio dell'olio idraulico in teoria qua. Anche da questa parte pedana con griglia traforata. Serbatoio del gasolio, specchietti e sempre protezioni in metallo, tubi dell'olio idraulico di collegamento tra cofano e braccio, riproduzione dei vari raccordi in metallo e dopo in plastica di collegamento sui pistoni, anche qua tutto in metallo e poi plastica, protezione degli steli sui pistoni di sollevamento del braccio e del pistone per l'apertura e chiusura della benna. Secondo me questa è una delle più belle benne riprodotte sui modelli in scala, veramente molto molto bella. Anche sul braccio troviamo anche i vari fanali, entrambi i lati e in più anche protezione, in modo che non si spacchi il fanale da eventuali schegge. Carro con scalette su entrambi i lati per poter salire. Ovviamente tendicingolo. Ottima scorrevolezza. Sottocarro, riproduzione della scritta Liebherr,
Veramente un bel modello, ottima riproduzione dei dettagli e qualità anche per piccole miniature. Dopo questo modello di scavatore USA ha prodotto il 950 della Volvo, modello che ho già recensito tempo fa e vi lascio il link qui in alto a destra per poter rivedere la recensione. Come prezzo, questo mi pare si aggiri sui 140 euro circa. Magari è un po' caretto per una riproduzione di una macchina da 70 tonnellate, però questa spesa secondo me è ampiamente ripagata dall'elevato numero di dettagli che sono presenti e quindi ovviamente un maggior costo di produzione. Questo modello è stato prodotto anche in versione bianca, uscita penso un anno e mezzo dopo questa in versione gialla. Difetti, sinceramente fatico a trovarne, perché il modello è veramente molto molto bello e ben fatto. Ovviamente consigliatissimo. Come voto un 9, 9 e mezzo. In teoria si trova ancora abbastanza facilmente o sullo shop Liber direttamente o nei vari siti specializzati nella vendita di macchine in movimento terra in scala, sia italiani che esteri. Forse al momento è più facile trovare la versione bianca, dato che è uscita un po' di tempo dopo. USI, oltre a questo, ha riprodotto anche il Dozer, il PR776, Dozer più grosso prodotto dalla Liber, col famoso cingolo a triangolo che dicono copiato a Caterpillar. Penso di aver detto tutto quello che si poteva dire su questo modello. Ripeto, molto bello, consigliato. Spero che anche questa recensione vi sia piaciuta. Lasciate un like. Vi invito a iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Qui in alto a destra vi lascio il link al collegamento alla playlist per vedere le altre mie recensioni sui modelli in scala. Vi invito anche a seguirmi sulla mia pagina Facebook, stesso nome del canale YouTube. Grazie per la visione. E alla prossima, ciao!